La gloria di Dio è grande. Egli è reale e può essere trovato in questa vita. Nel cuore degli uomini ci sono molte preghiere per il denaro, la gloria, la salute, preghiere per ogni sorta di cose. Ma la preghiera che dovrebbe avere il primo posto in ogni cuore è la preghiera per la presenza di Dio. Silenziosamente ed infallibilmente, camminando sul sentiero della vita, dovete giungere alla realizzazione che Dio è l'unico obiettivo, l'unica meta che potrà soddisfarvi, perché in Dio giace la risposta ad ogni desiderio del cuore. Quando avete trovato impossibile soddisfare qualche urgente desiderio con il vostro sforzo, proprio sforzo, vi rivolgete in preghiera a Dio. Così ogni preghiera che pronunciate rappresenta un desiderio. Ma quando trovate Dio, ogni desiderio si placa e non c'è più bisogno di pregare. Io non prego. Questo potrà sembrare strano, ma quando l'oggetto della preghiera è sempre con voi, non c'è più bisogno di pregare. Nell'esaudimento del desiderio o della preghiera, per lui c'è gioia eterna. I desideri materiali provengono da alcuni concetti errati sullo scopo della vita. Questa terra non è la nostra dimora. Le scritture ci hanno detto che siamo figli di Dio, fatti a sua immagine, e che è la volontà del divino. E che è volontà del divino che ritorniamo alla nostra origine. Ciò che l'uomo non realizza è questo. Finché non ritornerà alla sua origine, cioè a Dio, egli avrà da lottare per esaudire infiniti desideri. Riflettete su ciò. L'uomo non può fare a meno di avere dei desideri, e non è un peccato averli, ma la maggior parte delle brame umane ostacolano l'esaudimento del desiderio supremo di tornare a Dio e perciò esse sono pregiudizievoli alla felicità dell'uomo. Finché non vuole e non ha Dio, l'uomo continuerà a desiderare qualunque altra cosa che egli crede possa renderlo felice. Ma per colui che ha Dio, l'esaudimento istantaneo di tutti i desideri viene automaticamente. Ci sono due tipi di desideri, quelli che aiutano a trovare Dio e quelli che ci impediscono di trovarlo. Per esempio, se qualcuno vi colpisce, desiderate rendergli la pariglia, ma se superate quel desiderio usando il potere superiore dell'amore, avete compiuto un'azione che vi aiuterà a trovare Dio. Tutti i desideri dovrebbero essere soddisfatti nel modo divino. Quando cercate di soddisfarli alla maniera del mondo, moltiplicate solo le vostre difficoltà. Se imparate a dare ogni desiderio a Dio, egli provvederà a che i vostri desideri buoni vengano esauditi e quelli dannosi superati. E non c'è protezione più grande della vostra coscienza e della qualità divina dei vostri desideri buoni. Se solo guardaste la vostra anima, il supremamente perfetto riflesso di Dio dentro di voi, trovereste tutti i vostri desideri esauditi. In quella divina coscienza, il cui possesso non può essere superato da nessun altro guadagno, rimarreste impassibili anche se vi fosse dato tutto il mondo. Né lode potrebbe inorgoglirvi, né biasimo ferirvi. Sentireste soltanto la grande gioia interiore di Dio. La felicità viene dal sentirsi uno con Dio.
dal sentire che siete figlio di Dio, un principio figlio del Re dell'universo. Non siete un figlio mendicante, vi siete imprigionato nel corpo a causa della vostra ignoranza del Padre. Dovrete liberarvi da questa prigione. Dovete tenere la vostra mente fissa in Dio, qualunque cosa avvenga. Allora troverete una grande pace e una grande gioia. I loro pensieri, posti totalmente in me, le loro vite a me consacrate, illuminandosi a vicenda, proclamandomi sempre, i miei devoti sono paghi e gioiosi. Bhagavad Gita.